stato rinviato a giudizio. Inchiesta time out il 4 maggio, udienza decisiva, ipotesi di patteggiamento. Siena alza la guardia su via Pantaneto, il prefetto Gradone promette pattuglie serali a piedi. È tutto pronto per gara 1 delle semifinali playoff contro la Monini Spoleto per la Emma Villa Sesien. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Il sindaco di Siena Bruno Valentini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in atto pubblico, ma sentiamo il servizio di Alessandro Lorenzini. Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in atto pubblico. A decidere il GUP del Tribunale di Siena, Roberta Malavasi, al termine dell'udienza preliminare sull'inchiesta della Procura di Siena relativa al finanziamento e alla realizzazione di un campo di baseball a Castellina Scalo nel comune di Monteriggioni, di cui Valentini era sindaco all'epoca dei fatti, tra il 2011 e il 2014. Insieme al sindaco di Siena sono state rinviate a giudizio a vario titolo in concorso altre 7 persone, tra attuali ed ex dipendenti, amministratori comunali e provinciali, oltre ai tecnici incaricati dei lavori. Secondo l'accusa, sarebbe stata presentata una falsa documentazione per ottenere un finanziamento regionale in conto capitale per la realizzazione del campo da baseball, fissata la prossima udienza che si terrà il 7 luglio. Attualmente, ha detto l'avvocato Enrico De Martino, difensore del primo cittadino, è un procedimento minimale rispetto a come era nato. Abbiamo avuto archiviazione sulle altre ipotesi di reato, adesso si discute di un procedimento finalizzato ad un'opera riconosciuta di pubblico interesse. Prendo atto del rinvio a giudizio, ha detto il sindaco di Siena, Bruno Valentini, sapendo di essere innocente e di avere la coscienza a posto. Ho agito nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. Ho avuto già ragione ad avere piena fiducia nel lavoro della magistratura e confermo questo mio atteggiamento. Inchiesta time out il 4 maggio, udienza decisiva, ipotesi di patteggiamento. Ma sentiamo il servizio di Alessandro Lorenzini. Si terrà il 4 maggio l'udienza che si preannuncia decisiva per le sorti dell'inchiesta time out relativa alla Menzana Basket. Nell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Siena di fronte al GUP Roberta Malavasi si è discusso della richiesta di costituzione di parte civile da parte della Banca Monte dei Paschi, sponsor della società all'epoca dei fatti, della finanziaria senese di sviluppo, che era fra i soci di minoranza, della curatela fallimentare e di un ex dipendente. Il GUP si è riservato di decidere, tenuto conto anche di alcune eccezioni sollevate dalle difese. Secondo alcune indiscrezioni, gran parte degli indagati, fra cui Ferdinando Minucci, starebbero lavorando alle richieste di patteggiamento che seguono quella già avanzata da Olga Finetti in precedenza. Si starebbe lavorando anche ad alcune richieste di rito abbreviato. Per questo, la data del 4 maggio prossimo potrebbe essere un crocevia importante per la prosecuzione del dibattimento. Sono 14 le persone indagate a vario titolo all'interno dell'inchiesta Time Out, scattata nel 2014, e che ha portato alla luce l'architettura, secondo l'accusa, dell'associazione a delinquere orchestrata da Minucci e dagli altri, e 33 i reati contestati: associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione, frode fiscale, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa denuncia, false comunicazioni sociali e ricorso abusivo al credito. Per alcuni dei reati si profila la prescrizione nel prossimo dicembre. Il Tribunale di Milano ha escluso MPS come parte civile del processo a carico degli ex vertici Giuseppe Mussari e Gianluca Valdassarri. Sentiamo il servizio di Matteo Corsi. La seconda sezione del Tribunale di Milano, presidente Lorella Trovato, ha escluso Monte dei Paschi di Siena come parte civile del processo a carico degli ex vertici. Giuseppe Mussari e Gianluca Baldassarri devono infatti rispondere di concorso in aggiotaggio a Milano. Secondo i giudici, Monte Paschi, che ha già patteggiato una pena per responsabilità oggettiva, è da considerare responsabile in concorso con gli ex manager, oggi imputati. Oltre 2.500 piccoli risparmiatori sono stati ammessi poi come parti civili nel processo milanese, con al centro presunte operazioni finanziarie irregolari e a carico di 16 imputati, tra cui gli ex vertici di Montepaschi, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri. I giudici hanno accolto quelle presentate da Consob, Banca Italia e alcune associazioni di consumatori, tra cui il Codacons. In particolare poi il tribunale, che ha impiegato oltre un'ora a leggere l'ordinanza, ha respinto le istanze di costituzione avanzate da altri 500 risparmiatori, quelli che avevano azioni acquistate dopo il febbraio 2013. Tra gli imputati figurano anche, in qualità di enti, Nomura International PLC, Deutsche Bank AG e la sua filiale di Londra, mentre Monte dei Paschi ha già patteggiato una sanzione pecuniaria di 600.000 euro e una confisca di 10 milioni di euro.
Oggi sono state ammesse anche come parti civili la Fondazione Monte dei Paschi, Confconsumatori e Federconsumatori, mentre sono state escluse Adusbef, il Movimento Consumatori, l'Unione Nazionale Consumatori e Federconsumatori Toscana. Ora i legali degli imputati stanno discutendo le eccezioni preliminari sulle quali poi i giudici dovranno pronunciarsi. Tra gli imputati, oltre a Mussa, Rivigni e Baldassarri, rispettivamente ex presidente, ex direttore ed ex responsabile dell'area finanza dell'Istituto di Credito Toscano, figurano anche l'ex direttore finanziario Daniele Pirondini, un altro ex manager Montepaschi, sei dirigenti, cinque dei quali ex dipendenti di Deutsche Bank. Tra questi figura il nome di Ivor Dunbar, ex capo dei Global Capital Markets, e Sadek Said e Raffaele Ricci, ex CEO ed ex responsabile vendite per l'Europa e il Medio Oriente di Nomura. Al centro del processo ci sono le operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, il prestito ibrido Fresh e la cartolarizzazione Chianti Classico. Incredibile incidente nel sottopassaggio della stazione. Il servizio. È rimasto con il camion impennato, la cabina di guida incastrata nel soffitto del sottopassaggio della stazione, le ruote anteriori a girare nel vuoto. Un incidente incredibile, quello avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 alla stazione, dove un camion di Sei Toscana, che trasportava tagli di vegetazione, è entrato nel sottopassaggio senza accorgersi che aveva il braccio del ragno meccanico troppo sollevato. Il braccio è rimasto incastrato, l'attrito e la velocità hanno fatto impennare il mezzo, che è andato a sbattere con la cabina nel soffitto. Il primo ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato il conducente di un carro attrezzi, che aveva appena incrociato il camion ed ha assistito all'impatto dallo specchietto retrovisore. L'uomo ha avuto la prontezza di fare retromarcia ed andare ad incastrare il carro attrezzi sotto il camion, evitando che potesse ricadere a terra con conseguenze tragiche. Gli occupanti del camion sono stati estratti dalla cabina da vigili del fuoco. Sono praticamente illesi, anche se sono stati trasportati precauzionalmente al pronto soccorso. Il traffico proveniente da via Achille Sclavo è stato deviato all'interno del parcheggio di Porta Siena, ma si sono create lunghe file in entrambi i sensi di marcia. Una curiosità: con il camion impennato, gli operai incastrati all'interno del mezzo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Gli automobilisti hanno continuato imperterriti a transitare a fianco del mezzo, incuranti del pericolo che correvano. E sono cinque gli imprenditori valdelsani denunciati dalla finanza, ma sentiamo il servizio. I militari della Guardia di Finanza di Siena hanno smascherato alcuni imprenditori della Valdelsa operanti nel settore metallurgico che attraverso un articolato sistema di frode hanno causato il fallimento di due imprese provocando un buco di bilancio di circa 5 milioni di euro a danno delle imprese fornitrici. Le Fiamme Gialle senesi hanno scoperto che due imprenditori, una volta resisi conto della grave difficoltà finanziaria in cui si trovavano la loro azienda, decidevano di costituirne una seconda simulando la cessione della prima ad un prestanome nullatenente della provincia di Latina, trasferendone fittiziamente anche la sede ed occultando quasi la totalità delle scritture contabili. Successivamente anche la seconda società seguiva la sorte della prima. Gli imprenditori costituivano una terza società presso la quale al momento della visita dei finanzieri venivano trovati a lavorare quattro persone completamente in nero, privi di coperture assicurative e di regolari contratti di lavoro. I finanzieri hanno accertato che la seconda società fallita, al fine di evadere le imposte, aveva utilizzato e registrato nella contabilità fatture false per circa 80.000 euro. Cinque le persone denunciate per bancarotta fraudolenta e semplice, omessa dichiarazione di redditi e fatturazione di operazioni inesistenti. Ancora cronaca, un cittadino senegalese di 55 anni residente a Firenze è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo di Poggibonsi. L'uomo è stato visto aggirarsi nei pressi della stazione ferroviaria di Poggibonsi con atteggiamento sospetto e nessuna voglia di prendere un treno. Ma la cosa che ha maggiormente insospettito i militari è stato il via vai di giovani giovanissimi che gli si avvicinavano. L'uomo, per sviare i sospetti, si era recato anche in una macelleria islamica poco distante, dove aveva acquistato carne con la sua borsa della spesa, attendeva allora di ripartire per Firenze. Poi però ha pensato bene di spacciare hashish ai ragazzi appunto presenti alla stazione. I carabinieri lo hanno immediatamente fermato e accompagnato presso gli uffici del comando compagnia, dove è stato trovato in possesso di un panetto da 100 grammi di hashish utilizzato per lo spaccio. L'uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di Siena a disposizione della locale Procura della Repubblica, che in data odierna ne ha convalidato l'arresto e disposto agli arresti domiciliari proprio a Firenze. E ora cambiamo argomento, perché Siena alza la voce, alza la guardia su via Pantaneto, e il prefetto Gradone ha promesso pattuglie serali a piedi, ma sentiamo il servizio.
A Siena si alza ulteriormente la guardia su via Pantaneto. Il tema è stato affrontato nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Armando Gradone, a cui hanno partecipato i responsabili di tutte le forze dell'ordine. Già dai prossimi giorni e comunque prima di Pasqua verranno istituite le pattuglie serali a piedi. A gestire il servizio sarà direttamente la prefettura e verranno utilizzati gli uomini di tutte le forze dell'ordine, compresa la Polizia Provinciale, che veglieranno affinché non si verifichino episodi di degrado o peggio di microcriminalità. Il sindaco Valentini ha inoltre annunciato che diverranno molto più stringenti i controlli nei locali per far rispettare la recente ordinanza sull'uso del vetro, sull'alcol e sulla musica. Le violazioni saranno sanzionate e si arriverà anche alla chiusura temporanea dei locali, laddove verranno riscontrate irregolarità. L'obiettivo è quello di integrare tutte le forze disponibili sul territorio perché si possa garantire un più elevato livello di sicurezza, in particolare nel centro storico e nell'ambito del centro storico con un particolare riferimento a via Pantaneto nelle giornate in cui in quell'area si sono evidenziate nel tempo dei disagi per i cittadini e quindi l'esigenza di creare un equilibrio valido tra le giuste, legittime esigenze degli studenti di trovare le loro opportunità di svago, ma anche l'esigenza di tutelare la tranquillità e la vivibilità del territorio. Abbiamo già da qualche giorno attivato un dispositivo di pattuglie appiedate per il centro storico di Siena. È un modulo che, come dicevo, risponde a questa esigenza di avere una maggiore vicinanza, no? Ai cittadini, agli esercenti, ai turisti, avvicinare il più possibile l'impegno delle forze dell'ordine alle reali esigenze del territorio. Questo è stato lo scopo. Stamattina abbiamo allargato questo approccio anche a via Pantaneto, noi abbiamo discusso con il presidente della provincia e con il sindaco per avere su questo fronte la massima collaborazione possibile anche da parte della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale e anche al fine di garantire il massimo rispetto delle nuove regole che il sindaco, il Comune di Siena ha già introdotto in questo senso e le ulteriori regolamentazioni che eventualmente il Comune ritenesse di adottare per trovare un punto di equilibrio il più idoneo possibile tra, ripeto, le esigenze degli studenti e le esigenze dei cittadini che risiedono nel centro storico e in particolare in via Pantaneto. Adesso argomento, passiamo alla politica. Buoni risultati per Andrea Orlando in provincia di Siena, mentre la mozione Renzi è stata definita una mucchiata. Queste le considerazioni del Comitato Siena per Orlando, che ha fatto il punto della situazione in vista delle primarie del 30 aprile. Ma sentiamo le interviste. Sì, un risultato superiore alle aspettative perché la proposta e la candidatura di Orlando sono venute fuori da poche settimane rispetto a cose già in campo da anni e anni e quindi si sono costruite anche una struttura nella società e addirittura nelle istituzioni. E questo dimostra che era un'esigenza sentita presso gli iscritti del PD ma anche nella società. Ho ritenuto una grandissima mancanza di rispetto da parte della segretaria Micheli definire zavorre coloro che sono usciti da questo partito. Non crediamo che il problema sia l'uscita di questo o quel dirigente, che ritengo una scelta di cui non condivido assolutamente né il metodo né il merito, ma il problema credo sia anche nelle nostre terre il fatto che molti iscritti a questo partito abbiano deciso di lasciare la tessera negli ultimi anni e se noi non torniamo ad interrogarci sul perché queste persone abbandonano la militanza nel Partito Democratico e smettono di pensarlo uno strumento utile per la realizzazione e la rappresentazione di alcune istanze, noi non adempiamo al nostro compito e facciamo semplicemente del male, non solo al Partito Democratico ma anche alle nostre comunità e al nostro paese. Io direi che se volessimo leggere e interpretare con la categoria o le categorie del rinnovamento o del mantenimento dello status quo, probabilmente
cioè, più che probabilmente la mozione Orlando, il gruppo che sta lavorando con lui a livello nazionale e a livello locale, è forse quello che incarna meglio la proposta di nuovo e la discontinuità anche nelle persone che lo portano, avanti. Lo stessa considerazione non vale per la mozione di Renzi, no? Basta guardare quello che succede a livello provinciale. Chi ha avuto le responsabilità politiche e amministrative degli ultimi anni, sicuramente degli ultimi lustri, a Siena e provincia, si ritrova nella proposta di Matteo Renzi. Quindi probabilmente quella spinta propulsiva di cui c'è necessità, io sono convinto che questo paese abbia bisogno di leggere con occhi nuovi bisogni che non possono essere interpretati secondo gli occhi del Novecento, forse ecco, si ritrova più agevolmente, si potrà ritrovare più agevolmente nella proposta di Andrea Orlando. Bonifica e difesa del suolo, questa è la missione dei consorzi di bonifica a cui la regione toscana ha demandato il compito di salvaguardare il territorio. Il fine adesso istituzionale ha visto nascere in provincia di Siena ben una ventina di cantieri per iniziare in gran parte e riprendere il filo di un discorso fondamentale, quello appunto della salvaguardia, soprattutto a causa della presenza di tanti corsi d'acqua troppo a lungo trascurati nel suo defluire. Gran parte della provincia di Siena, 29 comuni su 36, sono adesso infatti sotto l'attenzione, il monitoraggio e la cura, soprattutto preventiva, del consorzio di bonifica Toscana Sud. Approfondiremo il tema dopo la nostra edizione del TG. È stato annullato il corteo Viva Siena Viva, organizzato in protesta alla decisione della giunta comunale di multare le soste selvagge dei motorini, dopo che gli organizzatori hanno ottenuto l'incontro con l'assessore Stefano Maggi, al quale hanno presentato proposte in merito. E passiamo adesso alla nostra pagina sportiva, la Robur che impatta con il tutto cuore all'ultimo tuffo con un lampo di Marotta, un punto preziosissimo per i bianconeri che mantengono i 6 punti di vantaggio dalla zona playout e possono guardare con serenità al futuro. Diciamo che vale tutto, è un gol che può valere una stagione, perché fondamentalmente potrebbe essere una mazzata grossa per loro, che erano la nostra diretta concorrente, che ce l'abbiamo a 6 punti, li lasciamo a 6 punti e segnare così a un secondo alla fine potrebbe essere molto importante per noi. Anzi, credo che lo è proprio. Comunque ci teniamo una squadra, ci teniamo i play-out a 6 punti, mancano 5 giornate e sicuramente ci dà morale per andare avanti. Sono nervoso perché io i play-out l'ho mai fatti e non li voglio fare. E sinceramente credo anche che non ce la meritiamo di fare i play-out. Forse alcune partite abbiamo dimostrato di meritarcelo di farli, però nell'andamento del campionato credo che ci siano squadre che hanno fatto peggio di noi. Diciamo che parecchi episodi ci sono venuti anche contro, perché io credo che il pareggio sia meritato, non meritavamo di vincere, però il pareggio sia giusto perché abbiamo avuto una grande occasione dopo un minuto con Bonino, un'altra con Federico Gentile e poi alla prima cazzata che facciamo ci fanno gol come sta succedendo ultimamente. Quindi sono molto felice, sono contento di questo gol e di questo pareggio che vale come una vittoria. Seduta pomeridiana per la Menzana dopo la vittoria che ha sancito la salvezza contro Trapani. La squadra anticiperà sabato 8 aprile la partita con Tortona, palla 2 alle 20:30, ma sentiamo il coach Giulio Griccioli. Giulio Griccioli, salvezza raggiunta, ma c'è ancora un altro traguardo da raggiungere, perché lei ha detto alla fine della partita di domenica scorsa, insomma, i playoff sono sempre importanti. Sì, la salvezza è raggiunta matematicamente, noi non ci sentivamo sinceramente di non esserlo. Avevamo più sofferto il fatto di non vincere per un periodo, anche quando forse ce lo saremmo meritato. Adesso però ci sono tre partite difficilissime con tre avversari che sono sostanzialmente le tre squadre probabilmente più in forma del momento e sicuramente in cima alla classifica, però ecco, noi adesso al di là del conto feriti, che chiaramente sarà abbastanza determinante per darci delle chance o meno di vincere, indubbiamente siamo settati sul provare a farlo, perché quella che è stata una stagione per noi molto difficile,
ci ha visto secondo me anche frustrati dal fatto che tutto quello che ci è capitato ci ha tolto delle possibilità e quindi vogliamo provare a vedere se riusciamo comunque a togliersi l'ultima grande soddisfazione, sarebbe quella di sorprendere per l'ennesima volta nella stagione giocandosi i playoff fino all'ultima giornata. Ora l'Emma Villazione è tutto pronto per gara 1 della semifinale contro la Monini Spoleto, che si giocherà domenica alle 18 al Palaestra, la prima storica gara della serie. Senesi pronti alla battaglia, come hanno ricordato il giocatore Sergio Nodablanco e Michael Menicali. Sono una squadra molto, molto equilibrata che sta giocando una gran pallavolo. E dall'inizio dell'anno sono migliorati molto. E forse arrivano nel momento migliore, diciamo, in questo periodo. E hanno un buon mix di giocatori giovani, come possono essere i due centrali, con comunque giocatori di grande esperienza come il palleggiatore, l'opposto, che comunque in questa categoria è un opposto di spessore. E quindi sarà sicuramente una partita difficile, alla meglio delle 5, e quindi secondo me alla lunga la squadra più forte riuscirà ad andare avanti, però sicuramente sarà una bella serie. Beh sì, sicuramente il fattore campo in queste partite sarà fondamentale. Noi avremo la fortuna di giocare l'eventuale bella, partendo dal presupposto che vinciamo le gare in casa, qui da noi. E sicuramente andare a giocare a Spoleto non sarà facile, però io penso che in questo momento devi avere qualcosa in più, sia in casa che fuori, devi andare oltre. E quindi sicuramente riusciremo a trovare già dall'allenamento la cattiveria, la voglia necessaria giusta per andare a fare il risultato, anche per provare ad andare a fare il risultato anche a Spoleto. Però sì, penso che a livello mentale era, diciamo, stata il segreto della partita a Mondovì, che la squadra veramente c'era con la testa, e penso che nel playoff è la cosa più importante, essere già, perché a livello fisico è già tutto lavorato, a livello tecnico è già tutto fatto, siamo a fine stagione, quindi ora quello che conta è essere molto molto intelligente e fare in campo quello che hai fatto durante tutto l'anno, diciamo. La serie è lunga, ora in semifinale dovevamo vincere 3 su 5 partite contro una squadra molto forte, che, come ha detto Mike, sta in un ottimo momento, e anche contro di noi hanno dimostrato, hanno grandi giocatori di esperienza. Noi dobbiamo pensare, come ho detto sempre, a fare il nostro gioco, che sappiamo fare, siamo bravi pure noi, e dobbiamo essere molto intelligenti, essere con la testa in campo al 100%, sicuramente ci saranno delle belle soddisfazioni. Ha preso il via il progetto sportivo che si è realizzato grazie alla convenzione sottoscritta dal Liceo Sportivo Galileo Galilei di Siena, alla Federazione Italiana Baseball Softball. A partecipare a queste ore anche dedicate proprio quindi allo sport, anche Marco Mazzieri, ex tecnico della nazionale. Sentiamolo. Questa lezione intanto non sarà una lezione, sarà un condividere esperienze ed emozioni che nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità di provare. Credo che uno dei compiti di ogni allenatore di baseball sia il condividere con i ragazzi quello che qualcun altro ha condiviso con noi quando eravamo giovani. Per cui quando sono invitato a fare cose di questo genere lo faccio molto volentieri, perché è il mio modo di ritornare al baseball quello che il baseball ha dato a me. Ma questo è un po' in tutta Italia, non solo a Siena. Noi con la nazionale abbiamo cercato di divulgare e di espandere l'orizzonte di tutti quei tifosi dello sport in genere, non solo di uno sport, e di far capire che tipo di emozioni dà il nostro sport. È chiaro che qualcosa abbiamo fatto, tanto rimane ancora da fare, e l'unica cosa che noi in questo momento possiamo provare a fare è di far capire la bellezza di questo sport e che tipo di insegnamenti dà anche ai ragazzini più giovani. Era questa l'ultima notizia. Vi ricordo che questa sera andrà in onda il meglio del Palio d'Inverno, e inoltre alle 22:30
un nuovo format curato da Filippo Tecce, più e meno il bello e il brutto di Siena. Un saluto e un ringraziamento dalla redazione di Radio Siena TV.